E ancora scontro sulla questione rifiuti rispediti dalla Tunisia al porto di Salerno. I sindaci della Piana del Sele hanno incontrato il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, i cui uffici indagano sugli eventuali illeciti. La magistratura lucana ha confermato che gli oltre 200 containers saranno stoccati a Persano. Una decisione che ha spinto le fasce tricolori del territorio a rivolgersi direttamente al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Non sono servite dunque le rassicurazioni della magistratura, che ha fatto sapere che tutti i containers saranno ispezionati, non solo alcuni a campione. Si verificherà l'eventuale presenza di cattivi odori, radiazioni e percolato. Subito dopo, il carico di spazzatura sarà destinato a Persano. Per gli ambientalisti la vicenda è l'esempio di un vero e proprio fallimento. Una vicenda che puzza ancora di più degli stessi rifiuti. Bisogna accertare le responsabilità, ascoltare i territori e non mortificarli e chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti in Campania sul nostro territorio per evitare il viaggio dei rifiuti dove si infilano sempre di più illeciti e ecomafie. La mobilitazione dunque non si ferma. Nei prossimi giorni in programma una nuova iniziativa pubblica e non si escludono anche altre forme di protesta dopo i cortei e le manifestazioni portate avanti nelle ultime settimane. La Piana del Sele ribadisce il proprio no ai rifiuti nel sito di Persano.